Tutto il mondo e Berlusconi hanno fatto il lifting, le tasche dei miei pantaloni e il fruttivendolo proprio adesso ha tentato di farmi feso. Tutto il mondo è Berlusconi, una degenerazione lenta. Gli alunni di terza media mi dicono, prof, mi consenta. E ripetono cose false e banali nelle interrogazioni e fanno sondaggi stupidi prima di prendere decisioni e firmano contratti che non rispetteranno, non sanno stare patti in tutte le situazioni. Tutto il mondo è Berlusconi. Con internet diventa pagamento, le scuole private peccano ma ricevono assoluzioni, i preti gridano basta tenendo le mani in pasta, l'opposizione organizza finte manifestazioni contro il fantasma di Berlusconi. Tutto il mondo è Berlusconi, il tabaccaio e la polizia, il giornalaio non sa quel che vende, la padrona di casa mi spia sempre da dietro le tende, la mia moglie è nervosa, cammina sempre per casa, dovrebbe uccidermi ma non osa, si limita a darmi ceffoni oppure a spararmi in faccia col mitra e con i cannoni, a tentare di spingere quando mi affaccio dalla finestra, a mettermi il veleno nella minestra. Quando sarà sereno, quando non pioverà, forse festeggeremo e grideremo urrà, che bella la vita che ci aspetta, percorriamo una strada molto stretta, in fondo alla quale Berlusconi ci aspetta.